Un'altra occasione fornita alla città di Agropoli per mettere in mostra le proprie bellezze naturalistiche ed i luoghi di maggiore interesse storico e culturale grazie alle telecamere di Rai 3 ed il TG itinerante a cura del giornalista Rino Genovese. Puntata andata in onda sabato 30 novembre alle ore 14 sono state messe in evidenza le bellezze naturalistiche della città come la Baia di Trentova ed il suo scoglio, la Baia di Tresino, una risorsa naturalistica tra le più belle in Italia, ed il famoso scoglio di San Francesco che vanta una storia suggestiva dal punto di vista religioso e dispiegabile dal punto di vista scientifico. Citata anche la storica fornace di Agropoli, mostrandola in tutta la sua maestosità e collocandola anche come un punto di interesse economico dell'epoca, in quanto con i suoi mattoni furono costruite tutte le stazioni d'Italia. Il viaggio è continuato nel centro storico, iniziando dalla Porta Bizantina, simbolo di Agropoli, passando per i Vicoletti, giungendo infine al Castello Angioino Aragonese. Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha annunciato alcuni lavori che interesseranno la città e che la renderanno sempre più fruibile a livello turistico. Si è parlato anche di cucina con lo chef Alfredo Lobrutto, che ha rispolverato un'antica ricetta cilentana dal nome acqua cecata, composta da ingredienti che caratterizzano il territorio agropolese, e con la pizzeria Il Saraceno e le sue famose pizze nel cesto. Presente anche Aldo Olivieri di iTourist, insieme al quale è stata svelata in anteprima la fabbrica di giocattoli della dimora di Babbo Natale, una delle più grandi d'Italia sita sul castello, inaugurata ufficialmente domenica 1 dicembre, che sarà possibile visitarla fino al 6 gennaio. Annunciata anche l'inaugurazione ufficiale della rappresentazione artistica in onore di San Francesco d'Assisi, La luce di Francesco, che avrà luogo l'8 dicembre. La statua sarà collocata sul promontorio che affaccia direttamente sullo scoglio di San Francesco ed avrà lo speciale compito di illuminare le notti del Natale agropolese, un'occasione molto utile per la città di Agropoli e per l'intero Cilento, con l'importante ruolo di far conoscere il territorio ad un numero di persone sempre maggiore e valorizzare in maniera concreta dei luoghi che spesso vengono lasciati indietro per questioni politiche ed economiche.